Ciao ragazze, oggi il video è dieci cose che sono diverse nel Brasile e di qua in Italia, no? Vabbè, dipende dalla regione, tanto del Brasile come quanto qua della Italia, penso io, no? Che non è tutto uguale. Bene, parliamo, io vado a parlare della regione dove vivo io, che in Brasile, che è nord-est, lì a Fortaleza, Ceará. La prima cosa, c'è un appuntino qua per non scordare. La prima cosa è che lì le case, di solito nelle case normali, non hanno l'acqua cauda, visto che lì le case già sono già un posto caldo, quindi non abbiamo l'acqua calda. Quello che vuoi l'acqua calda solo c'è nella doccia, devi comprare, fare tutta un'installazione elettrica, perché lì da noi non abbiamo questa installazione che va in gave, tutto riscalda tutto, no. E quando volete, soltanto quella lì di fare la doccia. A volte adesso ho visto che qualche appartamento nuovo stanno facendo pure questa installazione a gas, però solo per la doccia, non per tutto, no? Come qua, lavi piatti, qua accade queste cose, no, solo se tu stesso vai lì e chiedi a un architetto, paghi, non lo so, da tanto mille per fare una cosa del genere, perché di solito non succede. Una cosa che per qualcuno è una cosa brutta, per me come fa caldo, io lì non faccio mai la doccia con acqua calda, sempre con acqua fredda, buona per i capelli, che qua i miei capelli sempre sono cagati qua in Italia. E lì sono un po' più idratate, giusto perché l'acqua calda è meglio per i capelli. L'acqua fredda, non l'acqua calda, caga i capelli. La seconda cosa è, in realtà non è neanche diverso, è che le persone pensano che lì gli affitti costa tantissimo poco. In realtà, per tu avere una vita più o meno come hai qua in Italia, devi pagare un affitto praticamente a quel valore che è qua in Italia, in una regione che non è tanto pericolosa, dentro di un condominio, queste cose. E gli affitti sono così. Solo se tu vai a vivere in una zona più lontana, tu paghi 250 euro più o meno in affitto in una casa, però non è una zona un po', forse un po' più pericolosa, diciamo. 3. Cosa è scritto qua? Ah, le persone in Brasile lavano i denti tutte le volte dopo che mangiano. Mangiano di mattina, lavi i denti, poi alle 9 lavi i denti, poi mezzogiorno lavi i denti. Noi portiamo le spazzoline a tutti i posti. Io non tanto, io sono. Ma di solito portiamo dentro della borsa, così. Nel Brasile porto di più qua. Non ho lasciato lì quella mia piccolina, quindi non tanto. Però così, portiamo un spazzolino, i dentifrici dentro della borsa, o i maschi pure portano dentro del zaino, e lì tu laviamo i denti nei ristoranti, nel lavoro, dopo che mangiamo sempre laviamo i denti, è una cosa sempre, dopo di mangiare lavare i denti. 4. Se io riesco a capire cosa ho scritto, no, perché è una cosa che per me mi dà un po' di fastidio qua. Se noi in Brasile siamo dentro di un negozio, no? E il negozio chiude alle 8. Non arriva nessuno a te e dice così: guarda, esci di qua che stanno chiudendo il negozio. Ti mandano via praticamente, non importa se tu stai comprando, se tu vai a comprare, vai guardando una cosa per comprare. No, in Brasile, se tu è entrato un minuto prima di chiudere, loro aspettano che tu, non importa, tu rimani mezz'ora lì, aspettano che tu guardi e esca, perché sempre quella persona che è lì dentro può comprare o può tornare un altro giorno e comprare, anche perché in Brasile le persone guadagnano praticamente per la quantità di vendita. Praticamente io ho lavorato già, vendevo vestiti, no? In un negozio. Praticamente se io vendevo una quantità di soldi, io guadagnavo un percentuale su quella quantità lì. Se quella quantità va sotto, di che ho venduto, va sotto gli stipendi minimo, loro mi pagano solo quello mese. Va sopra, mi pagano quel sopra lì. Quindi è una cosa buona in quel senso lì, se tu sei brava in vendere. Però nessuno lì nel Brasile ti va a mandare via, arrivare a te: guarda, stiamo chiudendo, va bene, lo so. Un secondo dopo arriva un altro: guarda, stiamo chiudendo, tipo, va via di qua, io non voglio. Per me, io
Sì, io sono padrona di un negozio, io aspetto. Perché una volta sono andata a comprare una Barbie per la mia nipote, sono entrate e ho detto: guarda, voglio una Barbie. Il signore mi ha guardato così e ha detto: ah, la Barbie è lì sopra, io non vado a prendere. Io sono rimasta: eh? Come si? Capito? Ma come non va a prendere? Ma io voglio adesso, non è che vado a cercare. Lei già lo sa quale cosa vuoi. Quella Barbie che lei vuole, prendo e pago adesso, non è una cosa che vado a guardare forse e vado a comprare, no. Io già sono sicura che voglio. Beh, io non capisco, nessuno brasiliano, un brasiliano che passa per questo, per noi, pensiamo che siamo trattati male, in quel senso lì. Se è un turista brasiliano, lui non tornerà più in quel posto lì. 5. Ah. Carta igienica. Nei Brasili abbiamo un cestino diverso così per mettere la carta igienica. Non possiamo mettere la carta igienica lì dove facciamo la pipì, quelle cose lì, perché poi si bloccano i cani, poi viene su tutto e non sarà bello. Quindi se vai in Brasile, non fai questo. C'è un cestino qua accanto, metti la carta igienica lì accanto. Se sei un albergo o qualcosa, qualcuno va a prendere, se ti fai schifo, non lo so. Però se tu metti lì dentro sarà un casino, perché lì si blocca tutto e viene su l'acqua e non sarà bello, perché in Brasile non... i cani sono... cani, no, i cani sono... non so come si chiama, quello lì che passa l'acqua, non passano, quello lì ti blocca, capito? E questo già ho detto, 2 volte. Vabbè, quindi 6 non è 6, quindi sono 9 cose, non sono 10 cose, ma ne 7. I negozi non chiudono nelle ferie, quindi non c'è praticamente. Ah, è agosto, passiamo una settimana, chiudiamo una settimana in agosto. No, c'è una palla. Niente, le palette non chiudono, che è 9, no? Le palette non chiudono, non c'è quei giorni, va bene, sono quelle che chiudono, ma di solito funzionano tutti i giorni, a settimana, 7 giorni, funzionano solo nella domenica e nel sabato, che c'è un orario un po' più di meno, praticamente dalle 8 di mattina a 3 di pomeriggio, però di solito apri alle 5 di mattina e chiudi a 10, 11 di sera, quindi è una cosa buona nei Brasili è questo. Questo sarà già i 7-8, cose che non chiudono le ferie, delle palestre, di quelle cose lì che non chiudono nei fine di settimana. 8. Ci sono i supermercati 24 ore, farmacie 24 ore che tu puoi chiamare, o tu puoi andare lì 3 di mattina a comprare e fare la spesa. Cioè, quella in Brasile già da tantissimi anni già c'è, quindi è una cosa che qua non c'è. Ah, un'altra cosa, delivery. Ragazzi, questo qua non so qual è più il numero, non so più qual è il numero, ma i delivery, avete bisogno di delivery qua. Tu vai mangiare una pizza, chiama, non c'è bisogno di uscire di casa, ti vanno a portare la pizza mezz'ora dopo, quindi non so, ti portano una pizza, vai cenare, vai la chiama. Ci sono addirittura ristoranti 24 ore che tu chiami alle 3 di mattina e ti portano il cibo a casa. Ci sono addirittura questo. È una cosa che non, tu vuoi un panino, tu chiami lì, ti portano a casa, non hai bisogno di uscire o la casa nel lavoro, a volte stai morendo di fame nel lavoro, non puoi uscire del lavoro, chiama cosa ti portano. Avete bisogno, pizza ragazzi, pizza, guardate i film, ti portano una pizza a casa, è così facile, a volte tu non puoi mangiare perché è chiuso quel negozio, non c'è posti per mangiare in quel negozio lì, tu devi andare. Per comprare la pizza, aspettare lì tutto. Se aveva un delivery è più facile per noi clienti, o a volte la persona rimane a casa con fame, ma non va perché non so più il numero 9, 10, 20, non so qua più. Qual è il numero più? Un'altra cosa che per me è una delle più importanti. Il film nei cinema. Arrivano premi in Brasile. Ho
voto, eppure già ho visto dei film che arrivano un mese prima in Brasile. C'era dei film che io volevo guardare tanto e praticamente prima di venire in Italia mancava una settimana per arrivare nel cinema in Brasile. Arrivo in Italia, niente, è arrivato adesso. Ho visto che adesso prima gennaio che va nel cinema che tutte le brasiliane già hanno visto. Non arrivano prima qua i film. Io pensavo prima no, Europa non arriva tutto prima, no. I film arrivano prima in Brasile, i film del cinema. Quindi è questo. Sono queste delle cose così che mi sono ricordata, che per me è un po' diverso, qualcuno per bene, qualcuno per male. Tra il Brasile e l'Italia, Brasile lì dove vivo io e qua nella Italia. Se volete che io faccia un altro video più o meno così, parlando di queste e altre cose, scrivete qua sotto, mettete mi piace nel video e grazie, ciao!